Va bene, proviamo a mettere a frutto il tempo che è rimasto. Allora, oggi ci eravamo dati un compito per oggi, quello di mettere ordine in quella pagina del codice che avevamo prodotto insieme la settimana scorsa, venerdì, cercando di trovare una soluzione che evitasse di mescolare tra di loro codice di controllo. Quindi qui dentro cosa abbiamo? Abbiamo delle istruzioni che vanno a controllare la validità dei dati, la sanità dei dati, il fatto che i dati siano corretti, ci siano più lunghi o più corti di una certa quantità. Abbiamo dell'HTML che impagina dei risultati. Abbiamo poi anche da qualche parte, in questo caso c'è un'istruzione sola, che è questa, if error, qui è la riga 66, che io classificherei come un'istruzione di logica, del sito. Cioè lì il sito in quel punto prende una decisione. Di dietro c'è, se vogliamo, è l'unica istruzione furba di tutta questa pagina. Quella che se c'è un errore fa una cosa, se no ne fa un'altra. No? Quella che in gergo, no, nei testi la chiamano la logica di business del sito, cioè le operazioni logiche che il sito svolge. Tutto il resto è presentazione, impaginazione, controlli, trasferimento dati, eccetera, eccetera. Allora, a me piacerebbe avere riuscire a separare tra di loro quelle che sono le istruzioni di controllo, tipo questa, quella che è la gestione dei dati, cioè memorizzare i dati, controllare se sono validi, controllare, validare che la mail abbia la chiocciolina e cose di questo genere, e terzo, la presentazione, l'impaginazione in HTML. Mi piacerebbe trovare un modo per non avere tutto mescolato in un unico file, ma averlo separato, in cui magari ho un file che mi impagina in HTML il form vuoto oppure parzialmente compilato e un altro file che mi impagina in HTML il riepilogo della registrazione, se vogliamo continuare questo esempio, che partono dagli stessi dati di partenza, ma poi li impaginano in modi completamente diversi, non qua con una if aperta quadra per cento minore, che diventano illeggibili. E dall'altra parte vorrei anche riuscire a fare in modo che i controlli sui dati fossero un pochino più, diciamo così, pesanti, più approfonditi, senza doverli mescolare al codice di impaginazione. Qui dentro c'è una serie di if messi dentro del codice che genera un output, no? Quindi è molto poco bello per fargli un complimento. Allora, quello che stiamo cercando è di programmare un livello superiore. Superiore a quanto si fa normalmente con i linguaggi di scripting e che l'ambiente GSP permette benissimo, è in modo molto estremamente facile, che è quello di programmare, lo chiameremo usando un modello a tre componenti. Queste tre componenti, un pattern per usare il linguaggio di programmazione, model view controller, no? Voi che arrivate da un corso di interfaccia grafica sapete cos'è il Model View Controller, che tende a separare la parte di modello in cui rappresento i dati dalla parte di vista che l'aggiorna, no, aggiorna la visualizzazione in funzione dei cambiamenti dei dati rispetto al controller vero e proprio che intercetta le azioni dell'utente e di conseguenza decide come modificare il modello. E poi decide anche se abilitare o disabilitare, creare o distruggere delle viste. Adesso qui nel campo web il pattern model view controller non si applica esattamente allo stesso modo come se realizzassimo un'interfaccia grafica per il semplice motivo che in una pagina HTML ogni volta che voglio cambiare qualche cosa di fatto devo buttare via tutto e ricreare una pagina nuova. Non posso fare come un'interfaccia grafica che modifico la proprietà di un solo widget e tutto il resto rimane costante. E quindi si usa un modello che è ispirato comunque al pattern model view controller, alcuni lo chiamano model 2,
per dire, è una cosa, un pattern separato, ma... E cerchiamo di capire quindi come costruirlo. Per farlo ci serve ci servono due ingredienti fondamentali. Il primo è uno strumento per poter memorizzare in modo comodo dei dati e togliere i dati dalle pagine JSP. Cioè, io queste cose qui non le voglio vedere. Queste batterie di variabili definite lì una sotto l'altra. Cioè, abbiamo un linguaggio oggetti, definiamo un oggetto che chiamiamo dati della registrazione e mettiamo tutto lì dentro. Questi oggetti, questo tipo di oggetti esistono e si chiamano Java Beans, no? Che è la tecnica con cui realizzarli. La seconda ingrediente che mi serve è fare in modo di spezzare l'esecuzione di una richiesta web, non avendo tutto nella stessa pagina, ma una parte in una pagina che si occuperà, diciamo così, della logica di funzionamento, il controller, e un'altra pagina, un'altra JSP, che si occuperà della impaginazione, la vista, la view. E quindi ho bisogno di un meccanismo per far sì che quando mi arriva una richiesta HTTP da un browser, questa richiesta prima di tutto la prende in mano il controller, la guarda, la valida, eventualmente chiede aiuto al modello, al Java Bean che contiene i dati, per farseli validare, farseli controllare, eccetera. E quando ha verificato cosa deve fare, a questo punto passa la palla a una view che genererà l'uscita, l'HTML, la videata per l'utente, quindi genererà la risposta HTTP. Quindi abbiamo bisogno di un modello in cui non ci sia una singola pagina JSP, arriva una richiesta, elabora la pagina JSP, genera l'HTML. Ma dobbiamo in qualche modo concatenare l'esecuzione di più pagine JSP. Arriva la richiesta, esegue una prima pagina JSP che la chiamiamo controller, questa fa un po' di lavoro, poi a un certo punto passa l'esecuzione a un'altra pagina JSP che chiameremo vista. Ok? Allora questo, avendo questo obiettivo in mente, si capisce il significato di alcune istruzioni, tag, che qui vengono chiamati, ufficialmente sono chiamati avanzati, in realtà non è che siano più complicati degli altri, tag aggiuntivi che si possono usare nelle pagine JSP. Vi racconto ovviamente quelli che ci servono più direttamente adesso. Tag aggiuntivi che non sono altro che elementi pseudo HTML, tag barra tag, che hanno tutti un prefisso, due punti azioni, perché possono, in funzione del prefisso possiamo avere diverse famiglie, diverse librerie di tag. Ovviamente questi possono avere un corpo, possono avere degli attributi, ma non c'è nulla di speciale. Esistono due famiglie di tag, una parte tag cosiddetti standard, che sono riconoscibili dal fatto che hanno il prefisso JSP due punti, e poi è possibile anche programmare o utilizzare delle librerie già fatte di tag o addirittura programmarsene delle proprie. Allora in questo caso sceglieremo dei prefissi diversi, ma in questo corso non ci occuperemo di questa seconda possibilità, no? Quindi per ora ci occupiamo di quelli che sono i tag avanzati JSP standard, ossia quelli che sono nella forma JSP due punti qualche cosa. E non sono tanti, sono 2, 4, 7. 7 tag diversi, sono elencati qua, sono tutti quelli standard. Poi ci sono le librerie di tag che chiaramente definiscono degli altri. E quelli che ho indicato in grassetto, in particolare, sono quelli che si usano di più e quelli che, per i quali abbiamo maggior urgenza di andarli a conoscere. Allora, il primo è quello che ci serviva, l'ultima cosa di cui parlavamo, come fare a concatenare l'esecuzione da una pagina JSP e passare ad un'altra. Questo meccanismo che si chiama meccanismo di forwarding. Ho una richiesta che mi arriva da un browser, una pagina JSP prende in carico questa richiesta, l'elabora fino a un certo punto, poi fa il cosiddetto forward di questa richiesta a un'altra pagina JSP, che parte da quel punto lì e va, avanti fino a produrre la risposta. E questo si
ottiene in un modo molto semplice, con un tag inserito a un certo punto nella pagina, JSP due punti forward, page uguale, l'indirizzo della pagina. Ma questo è un po' l'equivalente di un goto, no? In un linguaggio di programmazione. Arriva fino a lì, quando esegue, quando incontra il tag forward, interrompe l'esecuzione di quella pagina, la butta via. Eventualmente, se quella pagina avesse già generato dell'HTML, questo HTML viene buttato via, viene scartato, e si passa alla pagina successiva. Quest'altra riceverà in copia, in eredità, la stessa request, la stessa response che aveva la prima pagina. Quindi ha accesso a tutte le informazioni a cui aveva accesso la prima pagina, più può avere accesso ad altre informazioni che la prima pagina le ha preparato. Quindi ha già fatto qualche elaborazione, la seconda pagina viene attivata avendo già dei dati, no, in più disponibili sotto forma, e lo vediamo tra un secondo, di Java Beans. Questo meccanismo di forward è del tutto invisibile all'utente. C'è una richiesta HTTP, una, arriva la request HTTP alla prima pagina, poi la response HTTP invece viene generata da una seconda pagina. Ma il browser non se ne accorge, il browser semplicemente era collegato con un server, ha fatto una richiesta e in attesa di una risposta. Quando la risposta arriva, che l'abbia generata il file 1.jsp o il file 2.jsp, non lo sa. È un meccanismo interno al server. Non confondiamoci più avanti quando parleremo di redirect, di redirezione della pagina, è un meccanismo invece completamente diverso che passa dal browser. Questo è un meccanismo interno al server. È un meccanismo di delega, tutto sommato. Io chiamo un metodo di una classe, poi questo metodo dice, beh, io ho fatto una parte del lavoro, il resto lo delego a un altro metodo che lo finirà, terminerà questo lavoro. Un meccanismo leggermente diverso, vabbè, poi qui diceva che è possibile anche passare dei parametri aggiuntivi nel forward, ma sono elementi che aggiungeremo man mano quando ne avremo bisogno. Un tag molto simile a quello del forward è quello dell'include. La differenza è che se io faccio forward a una pagina, sto, come vi dicevo prima, buttando via l'esecuzione che ho fatto, l'HTML che ho già generato, e ricomincio da zero con la seconda pagina e non tornerò mai più indietro. L'include invece, il nome dovrebbe suggerircelo, a un certo punto di una pagina JSP io posso includere una seconda pagina JSP. Quindi questa seconda pagina viene eseguita, genererà dell'output, questo output viene infilato in questo punto della pagina chiamante, includente. Dopodiché però l'elaborazione continua con la prima pagina. E quindi è un modo per creare, immaginatevi una pagina tipica di un sito, di un portale, in cui hai il banner in alto, il menu a sinistra, il contenuto a destra, hai un footer, hai degli elementi sulla destra, costruire una pagina complessa includendo diversi altri file JSP, ciascuno dei quali si occupa di un pezzettino della pagina. Di nuovo sempre per separare, no, per avere la programmazione molto più ordinata, molto più strutturata, e non avere un unico file che faccia tutto. Allora, in quel caso si usa il meccanismo di include. Lo vedremo quando passeremo a layout un pochino più complessi. Dopodiché, questi sono, quindi, per rispondere a uno dei due problemi che ci eravamo posti, era come faccio a passare da una pagina all'altra, far sì che un'elaborazione di una richiesta possa coinvolgere più di una pagina. La risposta che ci siamo dati è JSP due punti forward. L'altra domanda invece è un pochino più complessa, che è chiederci come faccio a gestire i dati, ossia la componente modello del model view controller. Dove metto queste informazioni? Allora, questo sfrutta la possibilità di creare delle classi Java che siano accessibili dalle pagine JSP. Accessibili, aggiungo, in modo semplificato. Ma vedremo che ci sono poi dei tag, tra i tag standard, che ci aiutano proprio a gestire in modo semplificato queste classi Java che hanno, per essere gestite in modo semplificato, devono avere delle caratteristiche particolari e per cui sottostanno alla specifica dei cosiddetti Java Beans. Cos'è un Java Bean? Java Bean è una classe Java che però è facile da riusare, spostare e soprattutto passare, condividere come parametro, come informazione
tra diverse pagine JSP. E in particolare esistono tre azioni JSP standard, che sono la useBeing e soprattutto la setProperty, poi c'è anche la getProperty, ma si usa meno, che ci permettono di interagire in modo semplificato con questi classi, con questi oggetti. Ma poi in realtà non c'è nulla di molto speciale. JavaBeing non è altro che una classe Java con, da questo elenco di requisiti, ce ne sono due che sono importanti. Uno è l'ultima, riga. Questa classe deve avere un costruttore pubblico senza argomenti. Quindi una classe che può contenere al suo interno dei dati, delle stringhe, dei numeri, delle date, quello che volete, ma deve avere un costruttore senza argomenti. Quindi deve essere in grado di costruirsi da sola senza che nessuno gli passi degli argomenti nel new, di fatto, nel costruttore. Questo perché? Ma proprio perché noi vorremmo che queste classi vengano create automaticamente da Tomcat, dal container, dalle pagine JSP. E quindi non saremo noi lì a creare la classe new aperta tonda e gli mettiamo i parametri. Quindi la classe deve essere in grado di crearsi da sola. Poi nulla vieta di avere anche costruttori con argomenti, per carità. Ma deve essercene per forza uno senza argomenti, altrimenti la classe non può essere istanziata in automatico dal container. E ci serve che sia istanziata dal container, perché se poi sarà il container che se la ricorda, che la rende persistente. E la seconda regola è che ogni parametro che voglio che sia utilizzabile dalla mia applicazione deve avere un metodo get e un metodo set, secondo le convenzioni classiche degli oggetti Java, ma questo lo facciamo già normalmente, quindi non è un requisito particolare. In realtà c'è anche un terzo requisito che dice che la classe, se voglio usare una classe come JavaBeing, voglio chiamarla JavaBeing, deve essere anche una classe serializzabile. Adesso qui non voglio aprire la parentesi su cosa vuol dire serializzare una classe, vuol dire di fatto prendere il valore di una classe e convertirla in un unico string binario. Questo string binario contiene tutte le informazioni relative alla classe e può essere preso, spostato su un altro computer e deserializzato, cioè posso ricostruire un oggetto identico a quello di precedenza, che avevo in precedenza, su un computer diverso dal primo. Questo è un requisito. E quindi di fatto posso spedire un oggetto via rete. Per poterlo fare è necessario che l'oggetto sia serializzabile. A noi non serve più di tanto, questo requisito c'è dentro perché la specifica Java Enterprise prevede che io possa aver bisogno di web server molto potenti, quindi replicati su più server fisici. E quindi ci sia poi un livello di bilanciamento del carico che smista le varie richieste sui vari server a seconda della richiesta degli utenti, e quindi può aver bisogno di spostare parti di un'applicazione da un server a un altro, un server fisico a un altro, senza interrompere il servizio. Quindi devo poter spostare gli oggetti da una macchina all'altra. E quindi gli oggetti che usiamo nell'applicazione devono essere traslabili. Nel nostro corso avremo un server solo, non abbiamo di questi problemi, quindi questo è un requisito che possiamo tranquillamente ignorare, perché Tomcat non ha questa capacità di essere multiserver e quindi non sfrutta questo requisito. Quindi questo è un Bing molto semplice, è una classe, vedete che è una classe Java normalissima, Hello Bing, le classi che intendiamo usare come Java Beans, tanto per ricordarcelo chiamiamo sempre con un nome che termina con Bing. Vedete che ha un campo di tipo stringa, un costruttore senza parametri, che assegna un valore di default ai campi della struttura, ai campi della classe. E poi ha i metodi getName e setName che servono per leggere e scrivere questa variabile privata. In più implementa java.io.serializable per rendere serializzabile questo oggetto, ma questo qua non è la richiesta della specifica, ma di fatto molto spesso ci dimenticheremo di scriverlo, non capiterà nulla. Quindi è un oggetto semplice, che in questo caso non ha metodi, sì, ha tre metodi, un costruttore, un getter e un setter, ma non ha metodi che facciano del lavoro vero. Ma può benissimo averli, non c'è nessun vincolo in questo senso.
Allora, oggetti fatti in questo modo possono essere richiamati, istanziati facilmente dalle pagine web, direttamente da GSP. Però sta crollando. Vabbè. Usando questa sintassi GSP due punti useBean. ID è il nome dell'istanza, class è il nome della classe che istanziamo. È una new questa. Creami una nuova istanza di questa classe e mettimela nella variabile di istanza che si chiama name. Con una differenza però, che questi JavaBeans, a differenza delle variabili locali che posso avere in un metodo in cui creo una variabile e poi quando arriva la parentesi graffa chiusa, quell'oggetto viene riciclato, viene buttato via, viene perso. Invece qui questi oggetti, visto che non li creo io dentro i miei metodi, ma li faccio creare a Tomcat chiedendoglielo con questo tag useBean, l'oggetto creato rimane a disposizione l'altra volta li abbiamo chiamati bidoni, in un contenitore di oggetti, in realtà di cui ce ne sono quattro tipi diversi, a disposizione delle altre pagine GSP che potrebbero aver bisogno di quell'oggetto. Quindi sono oggetti che vengono creati per essere condivisi tra diverse pagine GSP. Se non avessi bisogno di condividerlo, mi creo una variabile, una classe qualsiasi, una variabile normale dentro il mio codice, dentro le parentesi graffe, e non devo chiedere niente a nessuno. I bean servono proprio per essere condivisi tra classi diverse. Allora questo useBean quindi ha un minimo di intelligenza in più rispetto all'istruzione new della Java. Il metodo useBean come prima cosa va a vedere se questo oggetto c'è già, se è già stato creato da qualche altra pagina GSP. Se è stato creato da qualche altra pagina GSP un oggetto con la stessa classe, con lo stesso nome e memorizzato nello stesso contenitore, allora mi restituisce semplicemente un riferimento a quell'oggetto che già esiste, non ne crea uno nuovo. Se invece quell'oggetto non esiste ancora, lo crea e poi lo memorizza nel contenitore a disposizione delle altre pagine GSP che potrebbero averne bisogno. Quindi di fatto non è direttamente traducibile con una new ogni volta crea un oggetto nuovo. Questa è la prima volta che una pagina GSP istanzia un certo bean, quindi una certa istanza con un nome specifico di una certa classe, quella viene creata per la prima volta. Tutte le volte successive si fa riferimento sempre a quell'istanza vecchia. E quindi in questo modo, visto, se io conosco la classe e il nome con cui una pagina precedente ha creato un bean, io posso andare a agganciarmi a quel bean precedente e conoscerne i dati. Questo è il modo che hanno le pagine per condividere informazione, per passarsi l'informazione. La prima pagina prende le informazioni e le mette dentro un bean, la seconda pagina richiama questo stesso bean, la prima pagina che sarebbe il controller, mette le informazioni nel bean, poi fa il forward a una seconda pagina, questa seconda pagina che fa il lavoro della view, quindi impagina l'HTML, mettendoci dentro quali dati, quelli che trova nel bean, a cui ha accesso facendo uno useBean di questo genere. In realtà i parametri del metodo della tag useBean sono tre: ID, classe e scope. Il parametro scope sta a indicare l'ambito, come dice la traduzione letterale, il contenitore, il bidone, no? Nel quale questo bean viene parcheggiato. E abbiamo quattro ambiti diversi, quattro contenitori diversi, che sono page, request, session, application. Sono quattro bidoni diversi che si comportano nello stesso modo, nel senso che tutti ricevono un bean nel momento in cui viene creato e possono restituirlo nel momento in cui qualcun altro fa uno useBean con lo stesso ID e con la stessa classe. Differiscono solo in una cosa: di quando vengono svuotati. Il contenitore di pagina viene svuotato ogni volta che una pagina GSP termina la propria esecuzione. Il bidone di request viene svuotato ogni volta che una richiesta HTTP viene soddisfatta da una risposta HTTP. Il
contenitore di sessione viene svuotato quando una sessione di navigazione scade, quindi se l'utente si collega e poi sta visitando 3, 4, 5 pagine sullo stesso sito, il contenitore di sessione rimane vivo, rimane attivo, poi quando l'utente per mezz'ora non fa nulla, va a prendersi un panino, oppure fa logout esplicitamente, questo oggetto di sessione viene svuotato da tutti i bin che contiene, ma nel frattempo invece li aveva memorizzati. Il contenitore di applicazione invece viene svuotato solo quando spengo o riavvio Tomcat. Quindi sono la stessa cosa, ma hanno giorni della raccolta differenziata diversi. Allora, qui è scritto la stessa cosa, questa figura dovrebbe riassumere il tutto. Oggi ci occuperemo soprattutto dei bin di richiesta, poi da venerdì invece faremo un discorso che richiede un pochino più di tempo sui bin di sessione, no? Per anche capire cosa vuol dire una sessione, quando nasce, quando muore, quindi dovremo entrare un attimino nel dettaglio sui cookie. Ma l'idea è, guardate, là c'è un browser, vedete che c'è una prima richiesta HTTP e il server riceve questa richiesta per la pagina 1. Questa pagina 1, noi stiamo già pensando a modello controller più vista, questa pagina 1 fa del lavoro e poi fa il forward della richiesta alla pagina 2, la quale si occupa di generare l'HTML. Questa è una pagina, questa è un'altra pagina. Quindi vuol dire che il bidone di pagina, pardon, lo scope a livello di pagina, viene svuotato al termine di questa pagina. Quindi quando faccio il forward, tutti i bin che avevo creato con scope di pagina vengono distrutti e viene creato un nuovo scope di pagina all'inizio di questa pagina JSP. Lo scope di pagina altro non è che lo scope delle variabili locali. Quando arrivo alla fine della pagina, alla fine della parentesi graffa, queste variabili scompaiono. È poco usato, proprio perché di fatto coincide con fare una variabile locale. C'è il secondo scopo più utile, che è quello di richiesta. Quando inizia una richiesta? Una richiesta inizia quando arriva l'HTTP, il pacchetto HTTP di richiesta. E quando termina una richiesta? Beh, la richiesta termina quando l'HTML di risposta viene mandato al browser. Quindi la durata della richiesta va da qui a qui. Da questo punto a questo punto. Quindi lo scope di richiesta viene creato nel momento in cui arriva la richiesta, quindi la prima pagina, il controller, no, quella che farà il ruolo del controller, può mettere degli oggetti, dei Java Beans, nello scope di richiesta. Poi quando fa forward, lo scope di richiesta rimane vivo, non viene svuotato, non viene distrutto. E la pagina 2 può interrogare lo scope di richiesta andando a ripescare i bin, gli oggetti, che la pagina 1 ci aveva messo dentro. Allora questo ci dà già un'idea di come facciamo noi, come svilupperemo noi le applicazioni web. La pagina 1 riceve, oltre che la richiesta, riceve i parametri del form. Noi avevamo pensato a un form di registrazione, lì ci sono tutti i parametri allegati a questa richiesta. Questi parametri, i valori di questi parametri li metto dentro un bin con scope di richiesta. Poi chiedo al bin stesso, che gestisce i propri dati, dimmi se i dati sono validi. Quindi tutti i controlli e le validazioni le faccio fare al bin. Come è giusto che sia, ogni classe che gestisce i propri dati sa, ha i metodi, no, per controllarli, per verificarli, per restituirli, eccetera. Se tutto è a posto, allora il controller alla pagina 1 fa forward alla pagina 2, che prende questo bin, lo interroga, dice ok, allora dimmi il nome, il cognome, eccetera, e lo usa per rigenerare vuoi il form, vuoi invece la pagina di riepilogo. E quindi abbiamo separato in tre posti diversi la classe Java che funge da bin, che gioca la parte del modello, tiene i dati e fa i controlli sui dati. Una prima pagina JSP che svolge il ruolo del controller, riceve l'azione, la richiesta dell'utente e la passa al modello. Dice al modello, adesso l'utente deve fare questo, tu modello modificati. E l'altra è la vista, che sulla base del contenuto aggiornato, attuale del modello, che è stato temporaneamente parcheggiato in un bin di richiesta, con scopo di richiesta,
genera l'HTML. Dopodiché, generato l'HTML, anche lo scope di richiesta, il bidone viene svuotato e si salutano questi bin che sono serviti a gestire questa transazione. Mentre invece rimangono vivi i bidoni di sessione e di applicazione, che hanno, quindi vediamo anche sulle pagine successive, la pagina 3 e la pagina 4, avranno uno scope di richiesta diverso, ma condivideranno invece lo stesso scope di sessione della pagina precedente. E questo è il modo che ha la pagina 3 per sapere se l'utente si è loggato oppure no. Se quando voi aprite cliccate su una pagina, lui sa se siete collegati, se no, se avete dato la password corretta oppure no. Non ve la chiede a ogni pagina la password. Se lo ricorda, si ricorda dopo 20 click che tu al secondo click avevi dato la password corretta. Se lo ricorda perché ha messo qualche cosa nel contenitore di sessione, il quale sopravvive a diverse richieste, purché il tempo che intercorre tra una richiesta e l'altra sia minore di un certo timeout in sessione. Ma come vi dicevo, su questo torniamo venerdì. Allora, nella pratica come modifichiamo, poi torniamo qua per vedere la sintassi, come modifichiamo questa nostra pagina? Beh, la devo spezzare in tre parti, una classe Java, un controller e una vista. La classe Java che usiamo come bin la chiameremo registrazione bin, perché è il bin che contiene i dati della registrazione. E poi il controller e la vista li chiameremo, ma è una convenzione interna, anche se poi molti la usano, il controller lo chiameremo do registrazione, perché è quello che fa l'azione, e la vista la chiameremo view registrazione, che è anche il motivo per cui tutte le pagine delle registrazioni del laboratorio si chiamavano tutte con questo view strano davanti, perché ci stavamo già preparando, no? a poterle riusare nel modo corretto. Allora, cosa facciamo? Innanzitutto partiamo dal bin. Il bin è una classe Java e quindi per poterlo creare dobbiamo creare una nuova classe Java normalissima. Quindi new Java class. Nuova classe Java, NetBeans mi chiede come chiamare questa classe, abbiamo detto che la chiamiamo registrazione bin. E dobbiamo dare un package in cui questa classe vive. Allora, it polito elite pav progettazione di applicazioni web, mettiamola qui dentro, ok? In un package progettazione di applicazioni web elite.polito.it, che è il sito che gestisce il corso. E quindi creiamo questa nuova classe vuota, no? Adesso è vuota ma dobbiamo popolarla. Popolandola di cosa? Beh, dei dati che ci serviranno relativi alla registrazione. Beh, in qualche modo noi l'abbiamo già fatto, sono questi. Nome, cognome, data nascita, eccetera, eccetera. Quindi io per pigrizia faccio un po' di copia e incolla, poi però dovrò sistemare. Private string nome. Poi cognome, poi devo avere la data di nascita, per ora la indico come data, come stringa, poi quando diventeremo più bravi impareremo a gestirla direttamente come oggetto date. Anche questo è una stringa, anche se potrebbe essere un tipo enumerato o un singolo carattere. Facciamo, come sempre, un passo alla volta. Il continente. Poi abbiamo parametro, vuoi le news oppure non le vuoi. E un parametro note. Il campo note. Allora questo. Sì, dimmi.
Ogni classe in Java deve vivere dentro un package, ok? Noi dobbiamo scegliere il nome del package, è semplicemente un nome, quindi possiamo scegliere ciò che vogliamo. È buona prassi scegliere un nome di package che sia, diciamo, derivato dal dominio dell'organizzazione, dell'associazione per cui lavori, per cui l'applicazione è stata sviluppata, girato al contrario. Questo evita che due sviluppatori indipendenti diano lo stesso nome al package. Ok? Quindi tanti tutorial in giro si vede che usano un package com.example. Punto qualche cosa, però poi se uno inventa una classe com.example.data e l'altro com.example.data, di fatto coinciderebbero. Invece con questa regola di usare il proprio nome di dominio al rovescio e poi gli appendo pav per specificare ancora di più, perché magari faccio anche altri corsi, no? Poi in realtà l'importante è che non ci siano conflitti nello stesso progetto, poi se uno dall'altra parte del mondo mi fa una classe nello stesso package non capita niente, se non ce l'ho nello stesso progetto, però per pulizia, no? Quindi noi in questo corso useremo un package derivati da questa radice. Ok, allora, questi sono i campi con cui lavoriamo versione 1. Versione 1 sono tutti stringa. Poi quando andremo poi un pochino più avanti diremo che la data di nascita deve essere una data, il continente è un elenco fisso di nomi, news è un booleano vero oppure falso, ma per ora trattiamoli come stringa, poi impareremo a gestirli meglio. Questo non è ancora un bin, è solo una classe con una manciata di campi privati. Per renderlo bin devo fare due cose: creare un costruttore senza parametri, e questo me lo faccio fare da NetBeans, non lo faccio a mano, insert code, tasto destro, insert code, inserisci un costruttore. Costruttore, quali parametri vuoi che abbia questo costruttore? Nessuno, vuoto. Ok. Sì, facevo prima a scriverlo, ma sono pigro. E poi, in realtà, qui invece non faccio prima a scriverli, i getter e i setter. Tutti i metodi per fare il getter e il setter delle variabili private. Quindi getter e setter, di quali campi lo vuoi? Di tutti, vai, e lui mi ha generato tutti questi metodi: get cognome, set cognome, get continente, set continente. Li ha messi in ordine alfabetico perché così abbiamo più difficoltà a trovarli. Quindi sono metodi standard. In più, quindi questo tecnicamente sarebbe già un bin valido. Il problema è che il costruttore non costruisce niente, perché tutti quei campi string nascono nel momento in cui l'oggetto viene creato col valore di default della stringa, cioè null, e sarebbe, e poi scopriamo perché quando lo usiamo, sarebbe bene che ogni bin, ogni Java bin, avesse sempre un valore valido. Quindi lo creiamo non con i campi null, ma con i campi con un valore di default, magari non corretto, non relativo a nessun utente vero, ma comunque interpretabile in modo valido. Cerco di essere più concreto. Questa cosa qui rappresenta i dati di un form. Allora, il form vuoto, come lo vogliamo rappresentare? Allora, sarà tutta nostra comodità fare in modo che quando creo questo bin, questo bin riempie i propri campi come dovrebbe essere un form vuoto. In questo modo io riuso la stessa vista, stessa view JSP, sia per creare un form veramente vuoto, a cui passo un bin appena creato, sia per ricreare un bin in realtà che contiene già dei dati parziali, perché gli passerò lo stesso bin in cui, guarda caso, alcuni dati sono valorizzati con dei valori specifici. Ma non voglio che la view si metta a fare if nome diverso da null, cognome diverso da null. È inutile. Valorizziamolo come con i valori che avrebbe nel caso di un form completamente vuoto. Quindi rappresenta un oggetto, questo bin rappresenta il form. È la visione Java, la fotocopia in Java del form HTML. Quindi quando il form è vuoto, appena creato, come dovranno essere i valori dei campi? Vuoti. This nome uguale stringa vuota, this cognome uguale stringa vuota, this.data nascita
è questo qua non dovrebbe essere vuota, beh, mettiamola vuota, perché non è ancora un oggetto di tipo data, se no potremmo crearlo tipo now o una data valida. Anche questo lo inizializziamo. Io stesso potrei mettere m, allora starei pensando che il form nasce con la m preselezionata. Potrei mettere f, starei pensando che nasce con la f preselezionata, ma poi sia in un caso che nell'altro verrei accusato. Allora preferisco che nasca senza nessuna delle due preselezionate, lascio la stringa vuota. Poi abbiamo, sono perso perché poi saltano fuori queste cose, continente, in questo caso magari mi sbilancio e preselezioniamo Europa. Poi c'era news, ricordiamoci che on voleva dire sì e niente voleva dire no, e dis.note vuoto, anzi diciamo che le news sono preselezionate, no? Forziamo l'utente, se lui non lo disabilita, dimmi. Uguale null anziché stringa vuota? No, no, no. Tutto di fila? Sì, non c'è problema. No. Dis.nome uguale dis.cognome uguale... No, non crea problemi. È solo più ordinato così. Ci si scrive qualche carattere in più, ma alla lunga ci ritorna in leggibilità. Allora, a questo punto, diciamo, per il momento questo nostro... Bing è quasi completo, nel senso che fa le funzioni minime di memorizzare i dati. In più posso, voglio, aggiungergli un metodo che sia in grado, ad esempio, di verificare che i dati che lui ha memorizzato in questo momento siano validi oppure no, nel senso che siano sufficienti per completare una registrazione. Quindi io mi creo un metodo isValid in cui vado a verificare boolean, vado a verificare se i campi ci sono. Quindi magari parto da una variabile true e poi controllo se nome uguale null. Non dovrebbe mai esserlo null, perché io quando l'ho creato con un certo valore, ma se uno mi fa set nome a null, quindi è meglio sempre proteggersi e non incappare in una runtime exception. Il nome uguale null oppure nome.isempty, allora valid uguale false. E qui aggiungo tutti gli altri controlli, no? Magari il nome, if, la stessa cosa per il cognome. Quindi, or cognome uguale null, or cognome is empty. Eccetera, valid uguale falso. Poi posso avere altri controlli sulla data, sul continente che deve essere esattamente uno di quegli elenchi. Adesso sappiamo che qua possiamo aggiungere tutti gli altri controlli. Per il momento. E poi ho solo il controllo sul nome, poi dovrei aggiungere, ma perché volevo prima costruire la soluzione completa, poi via via aggiungeremo e miglioreremo. E ritorna valid. Quindi di fatto cosa ho? Ho un Bing che è in grado da solo di dirmi se i dati che in quel momento ho memorizzati sono validi per una registrazione. Non solo non null, ma hanno tutti la lunghezza minima, sono presenti, eccetera. Qui ho solo fatto l'esempio del nome e del cognome, ma dovrei mettere degli altri.
alla fine questa funzione esce solamente dicendo valido o non valido, il che non è il massimo, no? Perché non mi permette di dire all'utente, potrei dire all'utente, i dati che hai inserito non sono validi. Perché? Dimmi cos'è che manca. In questo caso non riesco a saperlo, ma poi magari se ce la facciamo già oggi lo miglioriamo in modo da poter catturare anche i messaggi d'errore dell'utente. Quindi qui aggiungiamo solo un commento, controlla se i dati presenti nel bin sono validi, rappresentano dei dati validi, completi e validi per registrare il nuovo utente. Return true se è valido, false se ci sono dati mancanti o errati. Ok? Perché mi metto una B? Ok. Adesso l'abbiamo creato, questo metodo di user ID è ancora un po' povero, ma proviamo a vedere come utilizzare questo B. Allora, partiamo dal controller. Noi immaginiamo di avere la nostra pagina di registrazione, che è sempre la stessa, la chiamavamo registrazione.jsp, che mandava a verifica registrazione.jsp. Adesso questa pagina di verifica registrazione era la pagina spaghetti che faceva tutto insieme, non la vogliamo più. Quindi mandiamo la richiesta non a verifica, ma a una nuova pagina che chiamo doRegistrazione.jsp. In realtà vi anticipo che anche questa pagina qua, registrazione vecchia, la butteremo via, non ci servirà più, lo scopriremo alla fine. doRegistrazione.jsp, a cui verranno inviati i dati di questo form. Che cosa fa la doRegistrazione.jsp? Creiamola e facciamole fare qualcosa. Web pages, new JSP, do registrazione. La pagina do registrazione.jsp fa il lavoro da controller. Il controller che cosa fa? Riceve i dati dalla richiesta, informa il modello di questi dati, chiede al modello se è valido e sulla base di questo decide di fare un forward. Il controller non genera HTML. Allora, per ricordarci che non genera HTML, buttiamo via tutto. Il chiocciola page, beh, potremmo tenerlo, ma possiamo anche toglierlo. Questa è una pagina controller, non generiamo HTML, qui c'è il cervello del sito, qui c'è il ragionamento. Allora, cosa deve fare questo sito? Innanzitutto, devo richiamare il bin. Mi sono creato il bin in cui memorizzare tutti i dati del form e quindi usiamolo, use bin. UseBing ha tre attributi, id, class e scope. Id è il nome che vogliamo dare all'istanza, quindi chiamiamolo registration. Registration. Class è la classe che vogliamo istanziare. E questa sarà, devo dare il nome completo, it.polito.lite.pav.registrazione.bin. Fatemi andare a capo, così è leggibile. Quindi il nome della classe che voglio istanziare e lo scope, che
per ciò che vogliamo fare, per il modello, per il pattern model view controller, sarà uno scope di richiesta. Perché non ci interessa ricordarti di questi dati della registrazione per lungo tempo. Una volta che sono stati validati, verranno messi poi nel database, impareremo come farlo e poi ce li possiamo dimenticare. Una volta che ho stampato i messaggi di errore, ho rigenerato il form, i dati inviati al giro precedente non mi servono più. E poi cosa devo fare? Prendere questo Bing e popolarlo. Per popolarlo, come potrei fare? Beh, potrei lavorare in Java. Ricordiamoci che un Bing alla fine è una classe Java. Quindi potrei dire string nome uguale request.getParameter, virgolette nome. Prendo dalla richiesta il nome che mi arriva dal form precedente, dal form dell'utente, dalla pagina precedente, e questa stringa la metto dentro il Bing. Quindi farò registration.setName di nome. E ripeto questo per tutti i parametri. Per fortuna non lo devo fare. Non sarebbe difficile, se tratta solo, però di nuovo sarebbe un copia e incolla dove ho di nuovo da un'altra parte l'elenco dei parametri e mi dà fastidio. Allora, ci sono dei modi, perché se no tanto vale, semplificati, dicevamo, di gestire i Bing. Un modo è quello di usare un altro tag che si chiama setProperty. SetProperty setta una proprietà, cioè una variabile, di un Bing. Allora gli devo dare il nome del Bing di cui voglio settare la proprietà, registration. Il nome della proprietà da settare, nome, col campo param, property, e poi il valore a cui settare questa proprietà. Quindi name uguale registration, property uguale nome, e poi una forma in realtà questa fatemela scrivere due volte. Ci sono due forme diverse, di cui poi noi useremo la terza, di questo setProperty. SetProperty setta la proprietà nome del Bing registration. Oh, è un modo lungo per scrivere registration.setName. Fa esattamente la stessa cosa. Chiama un setter per il campo il cui nome si chiama, in questo caso nome. E il valore, cosa gli passo tra parentesi? Gli devo scrivere qui il valore di una variabile. Quindi in questo caso qui l'ho chiamato Pippo, in realtà dovrei scrivere tra le virgolette percento uguale nome, dove nome è la variabile che ho preso, la stringa che ho preso dalla request.getParameter. Value uguale tra virgolette il nome specifico. Quindi dovrei fare, ce l'abbiamo là, riga 6, request.getParameter del parametro nome, lo metto in una stringa e questa stringa, il valore di questa stringa lo interpolo dentro l'attributo value. E questo valore viene appiccicato alla property nome. Quindi questa istruzione è in tutto e per tutto, quella della riga 12, equivalente a quella della riga 7. In realtà posso saltare un passaggio chiedendo alla setProperty direttamente il valore di non andarlo a prendere da una variabile Java, ma di andarselo direttamente a prendere dai parametri della richiesta. Quindi questo param uguale nome sottintende che lui faccia un request.getParameter del nome e il risultato di questa request.getParameter la mette direttamente nella property che si chiama nome del Bing registration.
Quindi l'istruzione di linea 10 è equivalente alla somma di 6 più 7, mentre l'istruzione della riga 12 è solamente la riga 7. Quindi noi in realtà dobbiamo solamente replicare righe di questo genere. Semplificazione ulteriore. Nel caso in cui il nome con cui mi arriva il parametro della richiesta, quindi ricordiamoci che era il name dell'elemento di input, coincida casualmente, o casualmente perché sono stato furbo io, col nome della property del bin, allora il parametro può essere sottinteso. Anzi, scusate, com'era già, così. Non ricordo qual è, così, sì. Property. Il param può essere sottinteso. Se io specifico una property, settami il nome, e non dico a che valore, lui va a cercare, va, guarda, per caso, nella richiesta, non è che c'è un parametro che si chiama proprio così? E quindi mi semplifica. Ma se volete, lo semplifico ancora di più. Asterisco. E questo finalmente comincia a convenire, a valer la pena. Sto dicendo, cara pagina GSP, prendimi il bin registration, vai a vedere tutte le property che ha, cioè tutti i metodi set qualche cosa, vai a vedere il nome di questa property e guarda se per caso nella request c'è un parametro che si chiama nello stesso modo. Se c'è, fai get parameter di quel nome di parametro, prendi il valore e fai set proprietà sul bin di quello. Quindi se i campi del bin hanno lo stesso nome dei campi del form HTML, questa sola istruzione di righe 16 fa tutto il lavoro da sola. Prende i campi della richiesta e li mette dentro il bin. E tra l'altro a me piace la riga 16 più di tutte le altre perché non c'è, è l'unica riga in cui non c'è scritto mai il nome del parametro. Per cui se devo aggiungere un campo, togliere un campo, basta che io lo aggiunga al bin, lo aggiunga al form HTML e qua non devo modificare nulla. Ok? Quindi tutta sta roba qui ce la dimentichiamo. Metto un bel grosso commento, dicendo, beh, questi sarebbero i modi vecchi, se non avessimo imparato che c'è questo. Quindi finora in questo controller ho due istruzioni. Prendo il bin e chiedo al motore GSP di travasare i dati del form dentro i dati del bin qualora i nomi coincidano, perché lui non è che può far magia. Se i nomi fossero diversi me lo devo fare uno a uno, come la riga 12 o come la riga 10. A questo punto posso chiedere al bin, sei valido? Sono validi questi dati? Ovviamente per poterglielo chiedere devo chiederglielo in Java. Quindi potrò andare a vedere se registration, come si chiama, punto is valid, aperta graffa. Se registration.isvalid vuol dire che i dati sono ok, quindi dati corretti, mostra il riepilogo, il welcome, no? Altrimenti i dati sono errati o mancanti, rigenera il form. Ma non lo faccio io che sono il controller, perché sia in un caso che nell'altro significa generare una pagina HTML che conterrà queste informazioni impaginate in un qualche modo. Queste informazioni quali? Quelle del bin, che sono complete o parziali. (Ride)
Allora delegherò altre pagine a farlo, che sono pagine di vista. Quindi in questo primo caso dovrò fare un forward alla pagina che possiamo chiamare View Welcome, o View Registration Welcome, se vogliamo essere completi nel nome, .jsp, che dovremo costruire, per carità. Così come nel secondo caso dovremo fare il forward verso una pagina che si chiama View Registration Form, che mi rigenera il form. Per fare il forward uso il tag jsp:forward. Ovviamente per usare questo tag devo uscire temporaneamente dal Java per poter usare il tag JSP. E qua ovviamente l'indentazione lui non la capisce e devo forzargliela io, ma vabbè. JSP:forward ha un parametro solo, page uguale. E la pagina a cui voglio fare il forward è View Registration Welcome.jsp. Nel secondo caso, quello dei, dei dati mancanti o errati, farò il forward verso una view registration form.jsp. Fine. Controller tutto qui, per questo sito facile, dove è messo in evidenza ovviamente il collegamento col modello, la logica. Questa volta la riga 21, dicevamo, l'unica istruzione furba era quella, però era una if in un mare di altre 200 if che facevano lavori molto più banali. Qui è l'unica, si vede, svetta. E poi si vede che in funzione della scelta, della logica di business di questa pagina, delega, no? Prosegue la navigazione in modi diversi. E la stessa, a questo punto non dobbiamo che creare le viste. Ma le viste a questo punto sono facili. Pensiamo alla View Registration Form. View Registration Form deve creare un form popolandolo con i dati del Bing. Beh, possiamo prendere la pagina registrazione che aveva già quel form, faccio copia e incolla per l'ultima volta, creo una nuova pagina JSP che chiamo View Registration Form, e in questo caso genera un form vuoto. Io devo andare a riempirlo, lo stesso lavoro che abbiamo fatto la volta scorsa, no? Con, mettendoci dentro le variabili. Adesso anziché metterci le variabili ci mettiamo i campi del Bing. Allora, metterci i campi del Bing vuol dire innanzitutto agganciarci al Bing. Quindi io prendo dalla due registrazione la dichiarazione del Bing e la rimetto tale e quale, copia e incolla, esattamente uguale deve essere, perché va a prendere nello stesso contenitore di request, che nel frattempo non è stato svuotato perché ho solamente fatto il forward da una pagina all'altra, quindi quel contenitore è rimasto. Vado a vedere, c'è un oggetto che si chiama registration che è di classe registrazione Bing? Sì, c'è, l'ha appena messo l'altro. Allora dammelo, non creo un oggetto nuovo, mi aggancio a quello precedente. Questa è una classe nuova, quindi di per sé non avrebbe accesso alle cose che ha fatto la classe precedente. Con lo use Bing vado ad agganciarmi a ciò che nel contenitore di richiesta è stato messo dal controller. E io so già in realtà che il registration non è valido a questo punto, perché se no non dovrei creare il form. I campi ci sono, altri non ci saranno. E ricreo il campo mettendo i value, no? Name uguale nome, value uguale, allora qui cosa ci metto? Ci metto registrazione.getName. Oppure uso, che è un po' più semplice, meno invasivo dal punto di vista della sintattico, come si chiamava quello là? Registration, mescolo italiano e inglese in modo indecente, quindi registration.getName. Nome.
che è la sintassi semplificata usando l'expression language, potrei scriverlo così, poi quello del cognome lo faccio in modo diverso, così abbiamo entrambi, uguale, minore, percento uguale, e poi percento maggiore, e in mezzo ci metto registration.getCognome. Quindi io dentro il campo value ci devo andare a interpolare il valore che attualmente ha il bin. Ricordiamocelo, la prima volta quel valore è la stringa vuota e quindi mi crea un campo vuoto. Le volte successive si ricorda il valore che il controller ci ha messo dentro. E cosa ci ha messo dentro il controller? Ciò che l'utente ci aveva messo dentro a sua volta nel form precedente. Quindi stiamo rigenerando, come la volta scorsa, solo in modo più pulito. Per mettere il value io devo andare a prendere il campo nome, campo cognome, eccetera, dal bin. Lo posso fare direttamente con expression JSP, quindi percento uguale nome del bin punto getter, oppure l'expression language, l'avevamo visto brevemente la volta scorsa, era $param. Qualcosa, param era un oggetto predefinito. L'expression language si può usare anche con tutti i bin, non con tutti gli oggetti Java, solamente i bin. Allora, il nome del bin, punto nome della proprietà, e ci pensa lui, dietro le quinte, a chiamare il metodo getNome. È un po' più veloce da scrivere, sintatticamente, dicevo, un po' meno invasivo. Quindi nel momento in cui dobbiamo solamente interpolare il valore di una proprietà, può essere sufficiente. Questo è il metodo che useremo sempre. È il metodo con cui proverete a lavorare domani in laboratorio. È un metodo che, riassunto, in questo disegno, in cui ho il browser che manda una richiesta. Vabbè, questo è Tomcat, noi non lo vediamo. La richiesta arriva a una prima pagina che fa il lavoro del controller, è un do qualche cosa. Questo controller crea un bin, che qua è disegnato ciccione, prende questo bin e lo memorizza nel contenitore di richiesta. Poi fa il forward a un'altra pagina, che contiene l'HTML. Quest'altra pagina, accedendo alla richiesta, di fatto ha accesso al bin e ai valori che il controller ci aveva messo dentro. E quindi può generare l'HTML che torna al browser. Questo è lo schema che useremo sempre. Avremo una pagina che è la view, che è tutto HTML con dei valori infilati in mezzo. Un controller che ha niente HTML, solamente controlli, solamente logica, e le operazioni di basso livello le delega. Se sono operazioni sui dati, le delega al bin sottostante. Se sono operazioni di interfaccia utente, le delega alla view. Il controller comanda solo. E il bin, che contiene i dati, si fa riempire dalla set property, si controlla i dati, li fornisce a eventualmente gli altri metodi. Allora, oggi abbiamo iniziato tardi, però non voglio chiudere troppo tardi, quindi interrompiamo qua. Io cerco entro domani di mettervi comunque in rete questo progetto finito, in modo che possiate vederlo prima, no, che inizi il laboratorio, in modo da poter prendere spunto per gli esercizi che avrete in laboratorio domani. Ok? Quindi lo finisco, dove c'è tutta la parte sulle option e sui call, mi creerò dei metodi in più nel bin per semplificarmi il lavoro lì dentro, di dove mettere select e dove non mettere select. Grazie.